Tre sono gli incendi che hanno interessato il territorio comunale di Città Sant'Angelo tra le giornate di ieri ed oggi. Dopo quello domato in via Ranalli, grazie all'intervento delle squadre di protezione civile di Città Sant'Angelo e Pianella, questa mattina intorno alle ore 9:30 un incendio ha interessato un canneto di via Borsellino, strada che collega la provinciale 1 al complesso commerciale dell'outlet. L'incendio è stato domato in circa un paio d'ore, grazie all'aiuto di due autopompe dei vigili del fuoco supportati da squadre di protezione civile. Questo un pochino più grande che ha interessato due parti del territorio che purtroppo erano lasciate un pochino all'incuria e naturalmente le alte temperature e l'incuria anche da parte di alcuni cittadini sicuramente hanno portato ad avere, di incivili più che cittadini, hanno portato ad avere questi roghi. La paura di questa mattina è stata la prossimità delle case di via Teramo che erano proprio attaccate adiacenti alla zona dell'incendio, la vastità che comunque ha interessato una buona parte del territorio di un fossato pieno di canne che naturalmente ha fatto sì che si è divampato in maniera importante tutto. Paura tra i residenti che chiedono più manutenzione per evitare che in futuro possano accadere delle vere e proprie tragedie. C'è stato anche un grande spavento di tutti, sicuramente. Purtroppo, diciamo che un po' era nell'aria. Mi sento dire che ce l'aspettavamo, perché purtroppo qui la situazione era un po' lasciata all'abbandono, se mi consenti, perché purtroppo questa è una strada che porta direttamente all'outlet e l'outlet. Nel momento in cui non c'è stata la giusta manutenzione, nel momento in cui non ha manutentato la zona qui circostante, le nostre case, le nostre abitazioni, quelle più recenti, quelle meno, è chiaro che poi quando ci sono dei caldi del genere, oppure basta una cicca buttata da in mezzo alla strada, basta veramente pochissimo, che va a incontrare un terreno totalmente secco, pieno di sterpaglie, e quindi questo era assolutamente prevedibile. Per fortuna che ha incontrato le canne che sono verdi e quindi sicuramente ci ha messo qualcosina di più a prendere il fuoco, però se veniva, non lo so, immagino una cicca, qualsiasi cosa di sigaretta, andava nelle parti dove era più secco, veramente adesso stiamo a parlare di qualcosa di sicuramente più grave.